avanti. Il laboratorio è puntato perché abbiamo dovuto ragionare soprattutto sul termine democrazia, c'è stato bisogno di trovare insieme un linguaggio comune, soprattutto anche perché le provenienze, le appartenenze, le esperienze di vita di partecipanti a questo gruppo erano molto diverse. Quindi c'è stata una prima fase di avvicinamento, se volete, ai contenuti, che è passata proprio attraverso la ricerca di un linguaggio comune, anche abbastanza animato, su termini che poi, come democrazia e bene comune, hanno delle implicazioni molto molto profonde, sia nella nostra vita individuale, sia in quella collettiva, comunitaria. E una fondamentale, diciamo, esigenza espressa da questo gruppo è quella di esplicitare la cura dei beni comuni attraverso la partecipazione. Non c'è bene comune se non c'è partecipazione, ma non c'è partecipazione se non c'è rapporto e continuità del dialogo con le istituzioni. E allora la domanda fondamentale è stata come attivare questo rapporto, come cercare di utilizzare degli strumenti che spesso sono sotterrati, bisogna sotterrarli un poco, sono allo stato latente, riprenderli ed utilizzarli. E allora subito è stato chiaramente fatto riferimento a qual era lo strumento che attiva nel nostro territorio, nel nostro comune, il rapporto con le istituzioni, il dialogo, e quali sono gli istituti di democrazia partecipata che sul nostro territorio è possibile attuare. Questo strumento è lo Statuto Comunale, che in un articolo specifico parla proprio di questi istituti di partecipazione, l'articolo 6, ma appunto perché non ci sono gli strumenti attuativi di questa partecipazione, di questi istituti di partecipazione, il tutto rimane purtroppo fissato su dei documenti, non diventa vita reale, non diventa un qualcosa che si trasforma in partecipazione attiva e concreta dei cittadini nelle scelte che riguardano la nostra comunità e il nostro comune. Quindi uno dei primi passi, una delle prime proposte che è emessa dal nostro gruppo di lavoro è stata quella di analizzare appunto queste possibilità, i documenti e diciamo, quello che ci è consentito attualmente mettere in piedi come rapporto con le istituzioni attraverso lo statuto, studiarlo e ad avanzare tutte le proposte per la formulazione di un regolamento attuativo, quindi anche un percorso congiunto con le stesse istituzioni per dare vita a un qualcosa che sia una partecipazione appunto reale. E a fianco, diciamo, a pochi passi da noi a Napoli, penso che state assistendo tutti a la nascita, un po' un raggio di sole che sta arrivando sul nostro territorio in termini di partecipazione della cittadinanza attiva. E questa partecipazione si osservava ieri, è tutta quanta da scrivere ancora, una pagina ancora tutta da inventare insieme, da pensarla con le istituzioni certamente, e prevede dei meccanismi che possono essere inizialmente per esempio solo consultivi, cioè le consulte dei cittadini attivati in vari ambiti come per esempio i beni comuni, come la scuola, l'istruzione eccetera, possono essere diciamo propositive nei confronti dei percorsi che l'amministrazione comunale intraprende nello scegliere appunto per la collettività. E addirittura in forme un po' più avanzate si potrebbe pensare a un potere deliberativo della cittadinanza, ma questo è un po' forse un utopia, ma è comunque un percorso secondo me da sicuramente da attivare. Anche il Comune di Napoli ci sta pensando sul laboratorio Napoli, no? Quindi come proposta concreta c'è una prima fase di ricognizione e di autoformazione sugli strumenti di partecipazione dal basso, e poi la richiesta verso le istituzioni di intraprendere questo percorso con delle tappe, con delle verifiche anche periodiche di questa possibilità di attuazione e un confronto continuo
con diciamo, tutti i soggetti che sono interessati a questi percorsi partecipativi. Si parlava ieri anche di istituzioni di un foro, di associazioni, in un quadro, in un panorama anche così frammentato, trovare la possibilità, diciamo, di partecipazione allargata, di associazione a questo percorso di partecipazione attiva è un forte segnale in un tempo di individualismo, di separazione, no? E creare appunto per questa realtà anche più ampia di associazioni un manifesto in cui ci si riconosca nei percorsi di partecipazione. Anche noi ieri, pensando a come aprire questo manifesto, pensavamo subito al pensiero di Gandhi, che ci guidava nel diventare noi stessi il cambiamento che vorremmo venire a venire nel mondo. Quindi gli incontri e gli scambi, soprattutto anche con gli altri gruppi di lavoro, sono dei requisiti necessari per poter procedere, e saranno comunque attivati non appena cominceremo ad avere dei contenuti, delle elaborazioni, diciamo, di percorsi un po' più diciamo, concrete. E sicuramente ci saranno scambi con altri gruppi di lavoro, quindi soprattutto, come diceva anche prima Benedetto, col territorio, con l'attivazione anche di percorsi di confronto con altre realtà, come quelle dei comuni virtuosi, in cui queste buone pratiche sono già di partecipazione, sono già avviate. Quindi non, possibilmente non restare isolati dagli altri contesti nazionali che già hanno intrapreso questa strada. Però queste sono le cose che sono emerse, come potete anche vedere, dalla disposizione di tutte questi fogli sul nostro cartellone, in maniera anche molto a sport, in maniera discontinua. C'è bisogno di organizzare queste idee, lo faremo nel primo incontro che disporremo a breve e sarà comunicato a tutti. E abbiamo già messo in comune delle sedi possibili in cui fare questi incontri, gli spazi comuni, che sono per esempio quelli della nostra parrocchia, dell'Udi, della Bottega Seme di Pace. È stata anche prevista una richiesta alle istituzioni di spazi comuni in cui questo gruppo di lavoro, ma anche gli altri, si potranno incontrare, proprio perché la condivisione del bene comune passa anche attraverso l'utilizzo degli spazi diciamo, che ci mette a disposizione il nostro comune. Questo in sintesi, chiaramente poter fare una... È difficile poter dare anche una relazione, delle sottolineature a delle cose. Soprattutto c'è una richiesta sicuramente di partecipazione anche attivata, se vogliamo, al percorso referendario per la difesa di un bene comune, quello in primis nell'acqua, e ci ha creato anche dei rapporti, delle relazioni, ci ha dato la possibilità di cominciare a riparlare di partecipazione quando sembrava tutto tremendamente costretto in un quadro di individualismo, probabilmente fine ad altri interessi che non sono certo quelli del bene comune.